Prende sempre più corpo un progetto antico ed ambizioso al tempo stesso, ovvero l'ipotesi di allungare fino all'aeroporto di Ponte Cagnano Faiano la linea della metropolitana leggera che già attraversa la città di Salerno. Fissato per la prossima settimana un incontro con Trenitalia per fare il punto sulla situazione e cominciare così ad immaginare l'allungamento del tratto di strada ferrato fino al Costa d'Amalfi. Solo in un secondo momento, non troppo in là però, nel tempo, il progetto dovrebbe poi estendersi a nord della provincia, toccando l'Università degli Studi e poi l'Agro Nocerino. Nei piani dell'amministrazione regionale guidata da Vincenzo Luca c'è infatti l'idea di creare un sistema alternativo di trasporti su ferro, un po' come avviene nella provincia di Napoli con la linea Flegrea-Vesuviana. Il progetto, spinto dalla Regione, dovrà però trovare l'approvazione e l'avallo di Trenitalia, su cui graverebbe l'onere finanziario della mega opera infrastrutturale. Il progetto di allungare la metropolitana leggera intanto fino al Costa d'Amalfi prende poi spunto anche dall'imminente intesa tra l'aeroporto di Capodichino e quello di Ponte Cagnano, progetto che dovrebbe finalmente, secondo l'idea del governatore De Luca, condurre ad un sistema integrato di strutture aeroportuali, per le quali poi sarà necessario prevedere appunto percorrenze con le metropolitane. Sul punto De Luca intende andare fino in fondo, ragionando in maniera chiara con i vertici di Capodichino e Trenitalia, così da mettere definitivamente a regime l'intero sistema dei trasporti integrati.